Buon Natale! A malincuore lasciamo il mare, però ci aspetta ancora Bangkok. Stiamo andando all'aeroporto di Krabi. Deviazione in corso. Purtroppo una deviazione ci ha costretto a fare una strada alternativa per andare in aeroporto. Speriamo di arrivare in tempo e che il driver conosca la strada. Siamo arrivati all'aeroporto di Krabi e adesso prendiamo il volo per Bangkok. Abbiamo lasciato Krabi nel sud della Thailandia e adesso ci dirigiamo verso nord a Bangkok. Ecco Bangkok e il Chao Phraya River. Oggi siamo fortunati, si vede bene perché stranamente su Bangkok c'è poca foschia. Siamo atterrati all'aeroporto Don Mueang e adesso andiamo in Bangkok. Iniziamo a intravedere il cartello della nostra zona. Siamo speranzosi perché qua il traffico è allucinante. Siamo fermi completamente. Siamo già nel quartiere di Sukhumvit, dove abbiamo l'hotel. Ecco Sukhumvit Road. Questo è l'appart hotel. Non so se vi rendete conto dell'ampiezza, ma è davvero enorme. Adesso faremo un piccolo tour di questo appart hotel. Questa è la porta ingresso, vabbè, il dispositivo per controllare l'aria condizionata, specchio. Questa è la zona living, che è la parte che mi piace di più, è enorme, enorme. E poi c'è una splendida vista là in fondo su tutti i grattacieli di Bangkok. Qui c'è la zona cucina. E qua subito sulla destra troviamo un bagno di servizio con, vabbè, un WC, lavabo. E la cosa più interessante che desideravo era questa lavatrice più l'asciugatrice. E mi tornerà utile specialmente per lavare e asciugare i capi del soggiorno effettuato al mare. Tra l'altro è della Whirlpool. Mi sembra che sia italiana la Whirlpool. Comunque, proseguiamo e vediamo la zona cucina, che è subito qua a destra. Qui c'è il lavabo con i vari mobiletti, il piano cottura che è ad induzione, cappa, forno a microonde, bollitore, frigo. E andiamo a vedere la parte che, ripeto, secondo me fa la parte del leone, perché è la zona living. Allora, qua c'è appunto divano, poltrona, telefono. E questa è la parte che adoro di più. Alziamo le tende,
E già si intravede lo spettacolo. Alziamo la sottotenda. Ecco, questa è la vista sullo skyline di Bangkok. Siamo al 39° piano. Qui c'è un rientro e c'è il terrazzo, che è questo qua, e questa è la vetrata della camera da letto. Quindi qua c'è la camera da letto e si accede dalla camera da letto al terrazzo chiedendo però le chiavi alla reception, perché chiaramente siamo a un piano molto alto, per motivi di sicurezza non è accessibile così facilmente. Qui prosegue la veduta. In sostanza, una parete intera della zona giorno è costituita da questa struttura in cristallo, in vetro antisfondamento, che regala questo panorama magnifico. Andiamo adesso nella camera da letto, che è di qua. Questa è la camera. Anche questa con splendida vista. Credetemi, io non sto esagerando nel dirvi che sono emozionata, perché a me piacciono molto di più i paesaggi naturali, però gli skyline delle metropoli di New York, di Singapore e ora di Bangkok sono mozzafiato. Qui c'è il televisore, gli armadi. E qua c'è il bagno, diciamo, padronale. Ecco il bagno, la vasca grande. E anche la doccia, il box in cristallo molto grande. E vabbè, il WC. Buongiorno e buongiorno Bangkok. Allora, alziamoci e facciamo doccia veloce. Stiamo andando al Queen Saubaba Memorial Institute per andare a vedere il prelievo del veleno dei serpenti. Adesso siamo in metro, meno 20 gradi. Questi sono i biglietti della metro, dei dischi di plastica. Ancora due fermate. Siamo arrivati alla fermata Siloam della metro. Stiamo costeggiando l'esterno del Parco Lumpini per arrivare appunto a questo ospedale dei serpenti. Questo
questa è la Snake Farm, dove appunto vengono curati tutti i serpenti e utilizzati anche per raccogliere il siero antiveleno. Qui fanno alle 11 al venerdì e al lunedì, se non ricordo male, l'estrazione del veleno per creare appunto il siero antivipera. Adesso stanno calmando il serpente. Questo è il momento più difficile perché devono riporlo e chiudere velocemente. Andiamo nel padiglione interno all'ospedale per l'estrazione del veleno. Questo è un video esplicativo sulla nascita di questo ospedale, sorto nel 1923. Stanno preparando l'attrezzatura per l'estrazione del veleno. Sono tutte delle teche dove si possono poi vedere dei serpenti. Verde e sta cambiando anche qua colore. Questo invece è il cobra albino.
questo è il cobra reale. Yeah, come here. E qui ci sono tutti i rettilari esterni. Questo è il pitone reticolato, eh. Grandissimo e lunghissimo. È veramente enorme, infatti non è in una teca ma in una vera e propria costruzione. Ci siamo fermati un attimo perché oggi fa caldissimo e se riusciamo andiamo a vedere il Palazzo Reale adesso. Qui l'esibizione dei serpenti è finita, cioè più che esibizione, l'estrazione del veleno dei serpenti è finita e dobbiamo prendere un taxi e andare al Palazzo Reale perché chiude alle 16, quindi abbiamo 4 ore.